presentiamo la nuova strategia per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca. Il punto focale di tutto questo è la commistione assolutamente positiva fra mondo accademico delle università e quindi della ricerca e mondo dell'impresa. Al via il processo di restyling volto a soddisfare i bisogni delle imprese del nostro territorio. La Regione del Veneto, in collaborazione con l'Università di Padova, Verona, Venezia Ca' Foscari e UAV, presenta la nuova strategia di specializzazione intelligente che ha visto gli Atenei impegnati in un percorso di studio e analisi orientato ad individuare sfide e ostacoli che il territorio dovrà affrontare nei prossimi anni. Non esiste sviluppo economico senza innovazione e ricerca e le nostre aziende, che sono piccole, medie, quando non piccolissime, hanno bisogno di fare ricerca. Noi abbiamo questo grande progetto dove mettiamo delle risorse importantissime proprio per fare innovazione e ricerca e dare quindi competitività alle nostre imprese. Grazie al nuovo progetto sono state individuate le strategie regionali e gli ambiti prioritari di intervento che contraddistingueranno le politiche di sviluppo nei prossimi anni. Sicuramente le politiche pubbliche per l'innovazione e la digitalizzazione possono contribuire a risolvere fragilità strutturali delle piccole e medie aziende del territorio veneto. Metteremo con questa nuova programmazione oltre 150 milioni di euro, tutti dedicati alla ricerca. È una cifra davvero importante e robusta. Continuare ad avere un Veneto forte e che continui ad essere locomotiva di questo, ahimè, malandato paese che ha bisogno di fare PIL.